Ciao a tutti, oggi vediamo come ho fatto il pavimento in larice grezzo, direttamente i listoni di larice spazzolati e posati correttamente in maniera di fare un pavimento assolutamente più economico e naturale possibile. Alla fine di questo breve video ci sarà un video che ho appena fatto dopo quasi 3 anni di calpestio per vedere come sono diventati i pavimenti nel frattempo. E vi metto anche i costi del legname e delle vernici. Vi invito nel frattempo a iscrivervi al canale con la campanella, così vi arrivano i video di tutti i lavori man mano che li metto sul canale. Per spazzolatura si intende una piccola lavorazione che viene fatta con delle spazzole di ferro automatiche che tolgono una piccola parte delle vene morbide del legno, creando così un rilievo delle venature più dure e più resistenti anche al calpestio, oltre che esteticamente più belle. Dunque, passiamo alle cose serie. La prima cosa da fare è mettere il legname del pavimento all'interno degli ambienti dove sarà fissato per almeno un paio di mesi. Deve stare dentro e ambientarsi, regolare la propria umidità insieme a quella della casa. Quindi, quando arriva, tagliare gli imballaggi, togliere la plastica, distribuirlo in giro e ogni tanto spostarlo. E vi assicuro che spostare gli stoni da 4 metri è divertentissimo, da matti proprio. Nel frattempo mi preparo anche delle lastre di USB da 9 mm, che è lo spessore che mi manca per raggiungere la giusta quota per poter aprire le finestre a pavimento finito, eccetera. Infatti il costruttore mi chiese quanto spazio doveva lasciarmi, io gli dissi 3 cm, poi invece il pavimento è da 2 e quindi 1 cm di spessore gliel'ho dovuto aggiungere. Niente di grave, si parte dalla parte più lontana della casa, fissando la prima tavola, bella dritta in squadra, la più importante, va messa bene in squadra rispetto alle pareti. Quindi parto da sotto il serramento e procedo andando all'indietro, mettendo gli spessori sotto, che sono dei pannelli enormi da 1 cm, con sopra i miei listoni fissati dalla femmina, buchino col trapano e vite. La lunghezza della vite è calcolata tenendo conto dello spessore della perlina, del primo spessore e del pavimento sotto, quindi totale 4 cm. In maniera che prenda tutto, incrociando tutto, ma senza andare a toccare nessun impianto sotto. Quindi ogni 40 cm abbiamo fatto il forellino col trapano fine e poi dentro la vite, sempre nella femmina, in maniera che non si veda neanche una vite. Abbiamo posato a Ferragosto, periodo più umido dell'anno, quindi le tavole devono essere messe assolutamente strette, senza nessuna fessura. Il legno naturale non trattato d'estate si gonfia, d'inverno si ritira. Quindi se posate in inverno dovete lasciare delle fessurine, perché sennò poi d'estate si gonfia e vi salta tutto per aria. Quindi io l'ho fatto in agosto, che è il periodo di massima espansione del legno, quindi il massimo che può fare è ritirarsi. Infatti, con il tempo qualche fessura l'ho fatta, ma è proprio quello che volevo, un bel pavimento naturale. Ecco, si procede molto velocemente, aiutandosi con delle leve e spingendo moltissimo per fare in modo che una tavola sia ben inserita dentro l'altra, con molta forza. Ma più stressante della forza è la scelta del colore, ragazzi, le prove colore, è uno stress. La prova colore ti sfinisce. Veramente, ti sfinisce. Comunque, dopo un po' si incominciano a vedere le stanze finite, iniziamo anche a scegliere i vari colori. A me piaceva molto naturale, però è ruvido e assorbe qualsiasi cosa, e poi col tempo sarebbe ingiallito. Quindi abbiamo optato per delle vernici all'acqua, bianca in una stanza e castagno per quasi tutto il resto della casa. Questa è la stanza di mia figlia, che l'ha voluto non spazzolato e bianco, completamente bianco e in abete, un po' più tenero, ma contenta lei, contenti tutti, costa anche meno. Un'altra cameretta, mio figlio l'ha voluta anche lui in abete, non spazzolato, color castagno, contento lui, contenti tutti. Quasi tutto il resto della casa gli abbiamo dato 2 mani di castagno all'acqua naturale. Dopo le 2 mani di castagno, in tutta la casa abbiamo decapato le venature di legno duro con la macchinetta che carteggia il pavimento.
praticamente creando dei punti dove si vedeva il legno naturale invecchiandolo un pochino, rovinandolo un pochino. Quindi, da così che era solo posato naturale, a così, un po' più lucido, beh, nuovo di pacca appena fatto. Per vetrificarlo abbiamo dato 3 mani di policarbonato, che praticamente indurisce e crea una pellicola sopra il pavimento durissima. Durissima, trasparente, abbiamo scelto opaco, che adesso appena fatta è un po' lucida, ma dopo perde quel lucido. Intorno alle scale, come profilo per coprire, abbiamo usato del alluminio borchiato. Il soppalco, invece che farlo color castagno, lo abbiamo fatto bianco. Ed eccoci, dopo 2 anni e mezzo, le condizioni del nostro pavimento, come vedete, è praticamente nuovo. Ecco, siamo in pieno inverno, quindi è il periodo dell'anno in cui il legno più è ritirato, quindi le fessure sono più larghe. Come vedete, in effetti qualche fessura c'è e ci deve essere, è anche il suo bello. Ha perso un po' di lucidità ed è un po' più scuro di quando l'avevamo appena fatto. Questo è il punto più calpestato di tutta la casa. Questo invece è il pavimento del soppalco, come vedete anche lui ha le sue fessurine, questo ha avuto solo una mano di bianco. Ed è ancora in ottime condizioni, bello liscio, non ha dato nessun problema. Come vedete, è ancora lucido, non è rovinato, è bello ancora, eh? Ecco, questa è la copertura che abbiamo fatto in alluminio per i bordi, c'era da coprire i fili. Siamo molto soddisfatti di questo pavimento di legno autocostruito, sia perché abbiamo speso poco, sia perché è naturale, e sia perché dopo un po' di anni è ancora bellissimo, è proprio bello. I listoni in larice grezzo spazzolato e bissettato, cioè segato sotto e spazzolato, costano sui 25-27 euro al metro quadrato, lunghezza 4 metri, spessore 2 centimetri. Vi consiglio di non andare oltre i 2 centimetri perché diventa un legno veramente troppo forte. Iscrivetevi al canale per i prossimi video, ricordatevi, con la campanella così vi arriva la notifica e condividetelo sui social, che male non fa. Ciao a tutti e grazie!